cari amici, dal giornalaio compratevi anche questo libretto, perché nel video che abbiamo fatto in precedenza abbiamo fatto capire che qui è tutto un marchingegno, tutto falso, ma contemporaneamente tutto alla luce del sole, perché la gente le capisce le cose. Magari ci ammazzano, magari ci portano via la casa, però qualcuno che ci preavvisa c'è. Allora, se trovate questo piccolo libretto che costa solo 2,50 euro, capirete qual è la ragione per cui ci vogliono portare via la casa. E adesso la parola a Orazio il Ferniano. Bene, oggi siamo appunto in questo momento reduci da un'udienza in tribunale presso il giudice di pace, perché abbiamo vinto un'altra causa. Dove la è molto personale tuo in ogni caso. Sì, sì, no, non la dico neanche, dove però la controparte mi ha detto fai tu il prezzo. Fai tu il prezzo, dopodiché valutiamo, ma io non, gli ho detto al giudice, non è una questione di vil pecunia, è una questione di onestà, di diritto, di onore, di rispetto dell'altro, no? Sì, ti sei sentito profondamente offeso. Certo. E ti buttavano provocatoriamente la merda dei cani nel giardino, l'hanno fatto per anni, più offeso di così, ma io glielo facevo mangiare. Vabbè, insomma, la questione... Oppure potresti chiamare Renzi, il babbo di Renzi. La questione, insomma, è di vil cacca, proprio, sì. Non di vil pecunia. Però io a questo io ho detto al giudice, no, io voglio un rinvio a giudizio penale, perché non mi basta di avere un risarcimento in vil pecunia, perché in vil pecunia chi ce l'ha è come fare un'elemosina, no? Quando gli hai chiesto 20.000 euro, 30.000 euro, quello c'ha i miliardi dentro, c'ha i milioni, che gli frega? Fa conto che si è comprata la macchina nuova. Sì, ma quelli che hanno i soldi difficilmente li cacciano, questa è la differenza fondamentale. Vabbè, è vero, babbo Renzi? Però la cosa è quindi molto opinabile, vabbè. Però detto questo, entriamo nel merito della mia, diciamo, enunciazione attuale, e cioè che invece l'altro ieri ci abbiamo avuto una soddisfazione epocale, perché mi hanno convocato i carabinieri per dirmi molto semplicemente, già mi avevano chiamato 3-4 mesi fa, e però ero sotto indagine anche io, quindi non mi potevano dire, rilasciare né dire documentazioni di alcunché. Poi evidentemente hanno fatto l'indagine, ho visto che quello che da indagare non ero io, ma era quello che denunciavo io. E quello che denunciavo io ieri poi appunto me l'hanno comunicato, in quanto oramai il procedimento è aperto, non ci sono più indagini in corso, ma il procedimento è in corso, e mi hanno chiesto a me di integrare ulteriormente materiale a comprovante le denunce, le accuse che facevo. E questo controparte non è uno controparte qualunque, c'ha un nome ben preciso, a tutti noto a livello mondiale, e si chiama Banca Italia. Cioè, noi oggi qui stiamo a dichiarare che formalmente è stata da noi provocata il procedimento di indagine a carico della Banca Italia. Poi ovviamente mi auguro che scaturiranno una serie di rinvii a giudizio, perché dentro ci stanno tutti i governatori della Banca d'Italia da 20 anni a sta parte, dal 92. Da quando è stata privatizzata? Ci stanno tutti, 1992. Tutti i ministri del tesoro, no, sì, 92. Tutti i ministri del tesoro, tutti i ministri delle finanze, tutti i ministri dell'economia e dell'industria, tutti i presidenti del Consiglio dal 92 in poi, tutti i presidenti della Repubblica dal 92 in poi, eccetera, eccetera. Quindi se va in porto e viene finalmente incardinato il processo, il rinvio a giudizio, questo potrebbe essere il rinvio a giudizio di un processo tipo quello famosissimo francese di fin de siècle, come si chiamava? Camus. No, però non c'entra niente. Landru. Ah, il processo di Landru, sì. Ecco, Landru, o anche ancora peggio, perché qui c'entrano non solo qualche politico, qua c'entra tutta la politica di una qualche rilevanza politica, certo, degli ultimi 30 anni. Landru era il famoso... Barba blu, Barba blu. Ah, Barba quello blu. Che uccideva le mogli. Sì, bravo.
però c'entrava dentro anche la politica, no? Ecco. La Madonna. E qui, no, perché ci sono scatenati tutto. Nel processo si è detto di tutto, ne hanno fatto un po' purri, no? Sì, sì. E qui invece ci sono, a fondamento ci sono delle prove inconfutabili. E finalmente, dopo decine e decine, per dire centinaia di denunce contro la Banca d'Italia fatta dal 2009 ad oggi, cioè in quasi 10 anni, ne abbiamo proposte penso almeno una quarantina, 60, forse anche di più, finalmente, siccome il tema era abbastanza lineare, era anche di facile comprensibilità, perché semplicemente noi attraverso documenti che ci ha fornito l'amico CTU di vari tribunali in ordine monetario e finanziario e bancario, e sulla scorta dei suoi input e informazioni abbiamo indagato, abbiamo approfondito diciamo tutta la tematica, abbiamo riscontrato che quello che era emerso era vero e che era facilmente riscontrabile anche addirittura attraverso, come abbiamo detto, come ho detto anche nella relata al pubblico ministero ieri, che praticamente il pacchetto di maggioranza della Banca d'Italia è in mano a 7 banche italiane, o meglio dal nome italiano, però pervase e controllate dalla finanza internazionale mondialista, per cui queste in particolare 5 banche più importanti hanno oltre il 90% di hedge fund all'interno loro, che controllano quindi il consiglio di amministrazione, e quindi controllando il consiglio di amministrazione a loro volta col pacchetto di maggioranza controllano la Banca d'Italia, che è diciamo così banalmente gestita da interessi stranieri che salvaguardano e prediligono e preferiscono principalmente tutelare gli interessi stranieri, non gli interessi politici italiani. L'Italia, no, dimostra quindi tante contro altre l'economia italiana, contro la politica italiana, contro la socialità italiana, contro la Confindustria italiana, contro i sindacati italiani e quindi tutta l'economia in generale. Certo. Quindi quando appunto adesso ho risposto a questa richiesta di informazioni, gli ho detto che intanto buona parte delle informazioni è rintracciabile sulla rete ed è di pubblico dominio, nel senso che non è risaputo da tutti ma è disponibile al pubblico dominio e quindi a chi la sa cercare con diligenza. Esatto, ma poi oggi pomeriggio, domani e nei prossimi giorni, siccome quando io faccio le querele le faccio con dossier consistenti e certi, ho come minimo un centinaio di documenti da appunto far pervenire al pubblico ministero della procura di Vibo Valentia, che è stata l'unica delle 137, perché abbiamo fatto questo ragionamento, noi depositiamo le denunce principalmente alla procura della Repubblica di Roma, qualche volta in qualche altra procura diciamo qua e là per l'Italia, anche grazie a qualche collega, amico e correligionario diciamo, e quindi in molti sporadici casi. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto andiamo a raccogliere tutti i 137 indirizzi di posta elettronica certificata di tutte le procure della Repubblica Italiana e lo mandiamo a tutti metodicamente. Oh, come l'abbiamo fatto la prima volta, una botta, una tecchia, come si dice, una tacchia, una botta, una tacchia. Cioè abbiamo fatto la prima invio diciamo generalizzato, sparata sparata il 14 di novembre, e immediatamente a distanza di un paio di mesi abbiamo avuto il primo contatto e adesso diciamo quello definitivo, che spero poi permetta di rinviare a giudizio questa gente qua. Quindi per tornare al discorso, qual era il tema? Era di dimostrare che la Banca d'Italia era soggiaceva alle decisioni di un gruppuscolo di detentori di queste azioni, di queste banche, che guarda caso sono rappresentate tutte queste 7 banche più altre, rappresentano 1900 e rotte piccole banche estere, 1900,
sono tutte, quindi proprio il gioco delle tre carte a livello miliardo di opzioni, no? Cioè hanno distribuito il carico su 1900 investitori, per cui vale a rintracciare uno per uno che sono i proprietari del pacchetto di maggioranza di quelle, di ciascuna di quelle 1900 banche. Hanno fatto il gioco della moltiplicazione dei pani e dei pesci proprio, perché così non riesce a individuare chi c'è davvero dietro. Ma noi ci fanno vedere solo Draghi, no, che poi è un criminale, ma non conta un cazzo. Infatti, anche lui uno stipendiato che sta lì a mostrare quella faccia da cazzo che c'ha, no? Ma la cosa bella è che noi abbiamo avuto però la perseveranza di andare a indagare su che cazzo erano quelle 1900 banche. Quindi ci abbiamo tutto. E quindi sappiamo tutto ed è già a disposizione di chi le vuole, ma soprattutto della magistratura, ma soprattutto è in migliaia, come hanno fatto loro. Noi l'abbiamo distribuito in migliaia di server in giro per il mondo. Vai a nascondercelo, vai a rubarlo, vai a farlo sparire se sei capace. È naturale. Chiaro signori finanzieri, finanziatori, allora, finanziari? Per saltare di palo in frasca, tu hai citato un processone di Parigi, però per entrare meglio nel tema, c'è stato anche un grandissimo processone che riguardava un finanziere, esatto. Hanno fatto anche un film con Paul Newman, esatto. E come si chiamava? Non me lo ricordo più, io volevo dire quello, ma non mi è venuto, mentre parlavo... Grande truffatore che poi si era nascosto in Portogallo, non c'era l'estradizione, stranamente muore, capito? Vabbè. Beh, di film sui finanzieri che fanno le truffe ce ne sono a bizzeffe. Sì, no, questo era famoso, il caso era famoso, perché era un nome notissimo, capito? Anche qui in Italia, senza andare troppo lontano, c'è un personaggio che noi conosciamo personalmente, che occupava un ruolo importante in una università economica importante italiana. È vero, certo. Che certo. Insegnava diritto aziendale. Sì, che insegnava come truffare i propri amici. Lui mi ha detto che una delle due denunce è decaduta e che quindi oramai lui è stata prescritta o comunque assolto, che il fatto non sussiste, non ho capito bene, comunque è irrilevante. Sì. E c'è quella ancora in corso del 2014 che però mi dice che oramai, gli ho detto ma spiegami com'è andata, dammi una tua versione, dice no, non lo posso dire perché è ancora segretato, certo. Dice però a breve terminerà il periodo di segretazione, quindi io dirò la mia. Io mi auguro, perché sono sempre a favore della verità e della onorabilità delle persone. Ma guarda, una persona che raccoglie i soldi e poi i soldi non si trovano, è sempre l'offio. E voglio ricordare i famosi banchieri di Dio, cari amici, Belli, che hanno incominciato sempre loro. Ricordo uno, un grande banchiere di Dio, ed era Giuffrè, che capito, quando andava diceva vi faccio avere i soldi, datemeli a me, datemeli. Il nanetto di Mediobanca, come lo vogliamo mettere? Ah vabbè, ma quello è un altro discorso. Quello è a quei livelli lì, se fregavano tra di loro. Certo. Ma questo qui, Giuffrè, fregava il fraticello, fregò tutti i soldi ai vertici dell'ordine dei cappuccini, per cui questi qui non sapevano bene, più dove sbattere la testa, e andavano a rompere i coglioni a quel santuomo di Padre Pio, il quale sottoposto a pressioni incredibili disse sempre di no, perché lui doveva rispondere di tutti quei soldi che aveva, perché doveva costruire quella bellissima ospedale che c'è lì in quel paese, San Giovanni Rotondo, capito? E se no gliel'avrebbero portati via tutti per le speculazioni, i santi francescani, non a caso i poverelli, tutti i poverelli, e sai, sono poverelli perché vanno capito? Come te, coi piedi scalzi, certo. Ma anch'io sono poverello, fai vedere, se fai mi vedere. Vedete c'ho i piedi scalzi, però insomma il portafoglio ce l'ho qua dietro, non è che sotto i piedi. Vabbè cari amici, è così, ricordiamoci sempre del grande Giuffrè. No, bisogna ancora banchiere di Dio. Bisogna ancora dire, per concludere il discorso e non lasciarlo sospeso così in aria, che questa è almeno la 50ª, per non dire oltre,
denuncia, mentre diciamo che finalmente è stata recepita. In qualche modo recepita. Ma le altre erano ancora altrettanto gravi, perché qui ci rivolgiamo al fatto, diciamo, all'aspetto puramente politico della questione, perché qui si tratta di questo, che se la Banca d'Italia è nelle mani dei finanzieri internazionali, quelli hanno tutto l'interesse a far fallire l'Italia come competitore internazionale. È naturale. Quindi è quella l'azione che hanno messo in atto in tantissimi altri espedienti nel corso degli ultimi 30 anni e anche di più, è chiaro. A partire dal 43. Oppure diciamo meglio in questa maniera, che qualora loro volessero fare un attacco, e l'attacco contro Berlusconi nel 2011 è molto chiaro, lo fanno in 10 minuti, questa è la differenza. Capito? Quindi tagliare le mani a tutti quanti. Quindi il discorso è che da una parte c'è il discorso politico e quindi in questo caso il procuratore più o meno, adesso non so quanto profondamente, ha recepito e ha percepito la valenza politica immane grande problema politico che pone una situazione del genere, ma viceversa in tantissime altre di queste 50 denunce abbiamo messo in mostra altri aspetti altrettanto gravi, come ad esempio l'aspetto della usura bancaria, dell'anatocismo bancario, ma non del singolo caso, ma come diciamo anatocismo sistematica, esatto. Una prassi sistematica, cioè di una spoliazione da parte delle banche dei beni privati dei cittadini, delle aziende e dello Stato. E adesso ci portano via anche la casa. Come longa manu della finanza internazionale, è un altro aspetto ancora. Noi li abbiamo sviscerati tutti, abbiamo girato e rigirato in tutti i vari sensi, in tutte le varie radialità, questi aspetti e queste sfaccettature. Questa tessitura, è una tessitura. È una tessitura complessiva che porta alla disgregazione sociale, alla disgregazione economica, alla disgregazione morale, alla disperazione delle famiglie, delle società e delle aziende. La disgregazione delle famiglie. E quindi c'è tutto un insieme di violenza apparentemente mascherata di legalità che nel corso degli anni è stata messa in atto e diciamo stravolgendo qualunque diritto, sia congenito, sia naturale, sia legale, sia legittimo, di qualunque ordine vogliamo vedere. Quindi il discorso è, oggi finalmente un procuratore della Repubblica a cui abbiamo fatto proprio una petizione, perché se tu hai letto la lettera di accompagnamento che mandavo insieme al fascicolo, era praticamente un piagnisteo, come si chiamava quando tu andavi ad implorare? Una implorazione. Io ho redatto una implorazione. Mi veniva la parola petizione, non è petizione, era implorazione. No, non è la parola, è un'altra, vabbè. Sì, c'è un'altra parola, sì. Latineggiante, adesso non mi ricordo più. Non piagnisteo, un nome così. I piagnoni erano quelli che si lamentavano a Firenze, no? Questo no, non era un pianto. In francese si dice plaidoyer. Sì, sono andato a pietire, datevi la mossa. E finalmente qualcuno avrà avuto pietà di noi, avrà avuto pietà degli italiani, avrà avuto rabbia repressa pure lui per quello che stanno facendo, evidenziando in maniera così plateale come abbiamo dimostrato in questa occasione. Ma insomma, resta il fatto che finalmente c'è qualcuno che indaga in merito. Adesso ovviamente siamo agli inizi, non è possibile immaginare adesso come potrei andare a finire. La cosa che vi possiamo garantire è che noi ce la metteremo tutta, adesso come detto entro fine settimana raccoglierò in un fascicolo tutto il materiale che ho, lo trasmetto sia in posta elettronica certificata sia attraverso i corrieri dei carabinieri e la manteremo anche noi come asso consumatore. E la manteremo in ogni possibile veste, in modo che chi sta indagando non possa avere dubbi e proceda il quanto più speditamente possibile, perché la nazione oramai è debilitata e oramai morente. Se non facciamo qualcosa, perché guarda la caso, parola è lagnanza. Sì, lagnanza, bravo. Lagnanza. Bravissimo. I vari lai. No. Allora, tornando a noi per concludere, quindi ragazzi,
vi terremo informati, vi documenteremo tutto quello che c'è da documentare, e ovviamente dateci una mano anche voi se avete materiale, se avete documentazione da poter mandare alla Procura della Repubblica. Poi se voi ve la sentite, visto che è già stata accettata, come diciamo sempre in ogni occasione quando ci è capitata appunto la possibilità di dirlo, dateci una mano e replicate questa denuncia in tutte le varie procure, perché guardate che il cazzo di legge del cazzo che abbiamo in Italia. Quando noi adesso abbiamo mandato la prima volta verso il 14-15 di novembre questa denuncia alle 137 procure della Repubblica, quasi nessuna ci ha risposto. Ci hanno risposto in una decina più o meno, dicendoci che però siccome non era stata, secondo la prassi diciamo appropriata, che è quella di depositare di fronte a un pubblico ufficiale scrivendo e diciamo documentando della propria identità e sottoscrivendo gli atti di fronte al pubblico ufficiale, noi avendola trasmessa attraverso la posta elettronica certificata, pure se la posta elettronica certificata è ancora più certa del documento che tu fai vedere al pubblico ufficiale, perché il documento potrebbe essere pure falso, ma invece la posta elettronica certificata è certamente in assoluto inconfrontabilmente indicativa della tua identità, però per la legge italiana, che pure ha recepito il processo telematico, non ha ancora approvato dentro alla legge del processo automatico il fatto che tu possa inviare una denuncia in via telematica, perché a loro risulta come modello 46, cioè denuncia anonima. Allora, che cosa è successo? Che tre mesi fa mi hanno citato comunicato in caserma dei carabinieri per notificarmi l'atto appunto in cui io venivo indagato, perché dovevo dimostrare che io ero quello che aveva spedito, inconfutabilmente aveva spedito questa posta certificata, elettronica certificata, e quindi partire poi con le indagini, perché in quanto anonimo dovrebbe essere d'obbligo procedere alle indagini, ma in realtà viene quasi sempre cestinata, archiviata fin dall'inizio, perché viene messa in coda a tutte le altre che sono state diciamo documentate con l'identità giusta sul luogo, diciamo così, e quelle vengono messe per ultime, per cui alla fine dopo tre anni magari esamino, il fatto ormai non sussiste più e quindi va di fatto archiviato. Viceversa, adesso con questa prima diciamo mia notifica di tre mesi fa, loro hanno avuto, il procuratore e tutta la procura ha avuto la certezza di essere di fronte a una persona vera. Ho confermato tutte le varie denunce, gli aspetti, i fatti che avevo elencato fin dall'inizio, e adesso ieri mi hanno sentito come persona informata dei fatti, non più indagato ma come persona informata dei fatti, che a cui è stato richiesto di diciamo ampliare la documentazione, implementare ancora la documentazione. Ecco, quindi questi sono i fatti. Con questo chiudo il discorso per non annoiarvi. Vi ringrazio, se vorrete diciamo replicare, perché da domani è disponibile, anzi forse anche da stasera o da domani è disponibile il testo della querela che noi abbiamo depositato e di cui si sta occupando la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per cui è fatto oramai accertato. Però se voi diciamo mettete questo materiale a disposizione di qualche altra procura che magari autonomamente inizia le indagini, potremmo sicuramente avere maggiori opportunità e possibilità di successo. Vi ringrazio, sempre e da presto. Sempre so long.